Il Comune ha deciso di fare un parcheggio pertinenziale privato sotto il Corso Marconi, con un cantiere che durerà dai 2 ai 4 anni, con un bando che non ci convince assolutamente perché è pieno di lacune e di problemi che secondo noi creerebbero dei grossi disagi alla popolazione. In più, la cosa che più ha colpito la gente del quartiere è che questo corso, un corso storico, verrà praticamente distrutto dal cantiere, perché tutti gli alberi del corso, del tratto compreso fra via Madama e Corso Massimo d'Azeglio, verranno abbattuti e non più rimessi al loro posto, perché alberi ad alto fusto non possono crescere sopra la soletta di un garage. E questo è stato il punto di partenza per la raccolta firme. Poi piano piano sono emerse tutta un'altra serie di criticità che ci hanno convinto vieppiù a continuare la lotta contro la costruzione di questo parcheggio, tipo la sparizione di circa 300 posti auto dalla superficie, che non verranno più rimessi, quindi ci sarà una grossa crisi a livello di circolazione, un aumento dell'inquinamento. C'è una scuola vicina elementare che verrà pesantemente coinvolta nella costruzione del parcheggio, per cui sono tutte cose che ci hanno spinto a provare a fermare questo lavoro, e la gente ci ha seguito alla grande, tant'è vero che senza pubblicità, solo col passaparola, ormai siamo 2700 firme sono state raccolte per bloccare questa opera. Quindi non c'è effettiva necessità di questi parcheggi, che poi saranno privati e pertinenziali, quindi non a disposizione di chi vive nel quartiere, ma anche di chi nel quartiere va, anche solo perché siamo davanti, insomma, al Parco del Valentino. Ecco, ma questo non è un parcheggio a rotazione che può essere utilizzato dai fruitori, dai turisti, eccetera. È un parcheggio i cui box verranno venduti a privati. Adesso nella zona abbiamo monitorato, così, un po' alla buona, intorno al Corso Marconi, ci sono più di 30 box e posti auto invenduti. Quindi con questi invenduti degli anni mi sembra incredibile che si voglia costruirne altri 180, perché se non si sono venduti quelli di prima non vedo perché si debbano vendere quelli di adesso. Quindi un'opera che al quartiere non serve, ma lo coinvolge pesantemente in termini di inquinamento, di disagio, per cui cerchiamo proprio di bloccarlo.